Se onoriamo San Giuseppe, se dovessimo riuscire ad arrivare alla terza strofa di Non temere, saltiamo la terza, facciamo la quarta, quella dedicata a San Giuseppe. Ci vi protegge. Ci vorrebbe pure dare la festa per San Giuseppe. Protestiamo, vogliamo quella festa per San Giuseppe. Non per le zeppole, ma per San Giuseppe. Sta là, che concerto fa? Conservatorio, venerdì prossimo, vieni, ore 18. Tu porti tutto in bici là. Ehi ragazzi, che fanno le Grazie.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Seconda tappa del nostro percorso quaresimale, seconda domenica di Quaresima. Domenica è stato il tempo dell'inaugurazione del deserto. Il deserto da superare, il deserto con cui fare i conti per il nostro percorso di identità credente, per poter dire il nostro sì a Dio. Oggi, dopo aver superato le tentazioni, o perlomeno aver dialogato con esse nel deserto, le tentazioni che ci impediscono il nostro percorso verso la Pasqua, ecco, abbiamo il segno della meta. Perché vogliamo fare questo percorso? Dove vogliamo arrivare? Gesù si trasfigura dinanzi a noi, seconda tappa. Nel deserto Gesù si trasfigura, il segno che sta sotto l'altare della sabbia e dei tre ceri, Gesù e il cero centrale, Elia e Mosè al suo fianco, raccontano di questo nostro percorso, verso dove? Abbiamo una meta, la nostra meta è la trasfigurazione. Certo, bisogna fare i conti con il dolore, con la difficoltà, con la sfigurazione, ma abbiamo la forza e la fede. Prima di iniziare questa celebrazione, nel segno della trasfigurazione, ognuno di noi faccia i conti con se stesso e dica alla sua realtà sfigurata: io voglio essere trasfigurato, io voglio essere salvato dall'amore di Cristo. Riconosciamo il nostro limite e apriamo il nostro cuore alla speranza. Dio Padre di misericordia, benedici quest'acqua e fa che possiamo camminare con te nei sentieri della pace. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. O Padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa essere tu una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Diamo grazie. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, l'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, parola di Dio. Thank you.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparve loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui 3 capanne, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Trasfigurazione, giorno in cui siamo investiti dal futuro, al di là del luogo, al di là del racconto, al di là della letteratura con cui è passata questa esperienza, al di là del linguaggio che disegna una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Il giorno della trasfigurazione è un giorno di anticipazione, come direbbe il profeta Isaia. Il Signore mostra prima quello che vuole realizzare dopo. E in fondo la trasfigurazione non è altro che, in ragione del percorso che tutti quanti noi dobbiamo compiere, un'anticipazione, un incoraggiamento, un voler mostrare nei segni del volto di Cristo luminoso e trasformato nella sua gloria, capace di raccontare il futuro agli uomini, la speranza. Non abbiate paura, questa è la meta. A questo siete chiamati, ad essere tutti trasfigurati. D'altronde la resurrezione è segno di quella definitiva trasfigurazione. La resurrezione è il luogo, la terra, che ci vede tutti orientati, protagonisti di un'attesa che per fede ognuno di noi dice essere il centro e l'orientamento della propria storia. Io credo, e credo che con la resurrezione la morte è vinta. Il centro della mia speranza è che, malgrado le difficoltà, le pene, malgrado i momenti di cedimento, le grandi tragedie che devo vivere, c'è una speranza. Malgrado tutto questo, la mia terra è la terra del cielo. Ma questo potrebbe essere una fuga, questo potrebbe essere un alibi protettivo
sulla constatazione cocente che invece la vita sembra essere tutt'altro. E in un percorso importante come quello di Quaresima i conti con la verità si fanno, perché altrimenti la vita religiosa diventa illusione. Qualcuno potrebbe avere ragione nell'aver detto che più che essere speranza è oppio, cioè tu pensi in Dio e pensi a Dio per fuggire alle domande decisive sulla vita. Certo, può essere una tentazione molto presente, ma siccome noi vogliamo essere seri e provocati dalla parola del Signore, siccome stiamo facendo un percorso serio, che è quello di poter essere liberati dalla verità e non dall'illusione, noi ci lasciamo leggere dalla parola di Dio e con la parola di Dio facciamo i conti in questo nostro itinerario quaresimale. Partiamo dalla prima lettura. La prima lettura mette dinanzi ai nostri occhi l'incontro tra Dio ed Abramo. E Abramo. Anche lì c'è una promessa che ha il sapore di essere certamente ultrastorica, cioè che ha il sapore di un rapporto tra quello che abita il piano di sopra, il Padre Eterno, e gli uomini, dicendo non ti preoccupare, io sto dalla tua parte, ma anche la straordinaria capacità di essere pratica, terrena, storica. Io ti darò una terra. Per cui Abramo, quando riceve da Dio la promessa, sa che ha un orizzonte, ha una discendenza fisica e ha una consistenza, una terra dove scorre latte e miele. Io ti mando da un posto all'altro e nel posto dove andrai starai meglio. Ovviamente ti devi fidare di me. E Abramo si fida oltre ogni immaginazione, fino al punto in cui quella discendenza che gli verrà data nel sangue, Isacco, a un certo punto gli verrà richiesta di nuovo, me la devi ridare. Ma Abramo si fida, sa che tutto è suo, ma nulla è suo, è tutto relativo, tutto dipende dal suo rapporto con Dio. E Abramo esce dalla sua terra, va verso la terra dove scorre latte e miele. La storia la conosciamo, le pene del popolo di Israele le conosciamo, conosciamo quanto costa quella terra dove scorre latte e miele. Per avere quella terra e possedere quel lembo di terra c'è una storia bimillenaria di sofferenza, di persecuzione, di limiti, di tradimenti, di momenti di sbandamento. Quanto costa mantenere le promesse? Quanto costa restare fedeli? Paolo nella seconda lettura ci dice: bene, voi siete desiderosi di occupare una terra, di avere le tranquillità storiche che vi consentano di essere sereni. Io vi dico che c'è un'altra terra, dice Paolo nella seconda lettura. E questa terra è data dal primo che ha anticipato il nostro percorso, colui che morendo e risorgendo ha aperto i destini del cielo all'umanità. C'è un'altra terra. C'è una terra che ci riguarda. Una terra oltre la promessa di una terra consistente e di una discendenza nel sangue. C'è un oltre. È verso quest'oltre che anche la terra di consistenza trova significato. Senza quest'oltre tutta la sofferenza del popolo di Israele, di quelli che vivono la consistenza della terra, sembra non avere significato. E Gesù, venendo in mezzo a noi, è venuto con il suo corpo a raccontarcelo quest'oltre, a darci significato, struttura. Si è mostrato trasfigurato davanti ai nostri occhi. È diventato luce e sole, solare di speranza, rispetto all'imbrunire delle nostre attese. Cos'è la fede, figli miei? La fede è sperare di stare bene nella terra promessa, la consistenza di un suolo, di stare felici nella discendenza del ventre, la consanguinità come speranza. Ma tutto questo si risolverebbe nelle piaghe del dolore, della sofferenza, si risolverebbe nel limite della nostra stessa storia, che è caduca,
E allora una speranza che oltre c'è la possibilità di vedere un futuro luminoso, la fede. Io mi fido di te, Signore. E anche l'ora più buia della notte sarà quella che si aprirà alla luce del giorno. Trasfigurati. Questa è la nostra speranza. Trasfigurati, vestiti di sole. Nel frattempo, figura difesa, molto spesso sfigurati, non trasfigurati. Sfigurati dalle delusioni, dalle amarezze, sfigurati dal dolore, dalla sofferenza, dalle vendette, sfigurati dalla rabbia, sfigurati dalle illusioni, sfigurati dalla rassegnazione malata. Nel frattempo, è dinanzi agli occhi il nostro progetto. Vi ricordate i tre compagni di cordata di Gesù sul Monte Tabor? Li avete sentiti chi sono, no? Sono Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre prediletti che stanno con lui rispetto ai dodici nei momenti decisivi. Si riporta sempre indietro perché sono quelli che gli devono essere testimoni. Nel Vangelo di Luca è raccontato quello che nel Vangelo di Matteo oggi non è detto, che loro, dinanzi a questa esperienza esplosiva di luce, hanno sonno, ma fanno di tutto per non addormentarsi. Vi ricordate? Loro stanno lì con gli occhi aperti, stanno contemplando il futuro e mentre guardano la luce dicono al Signore: Signore, com'è bello stare qua, facciamo tre tende, le facciamo per voi tre che siete lì dinanzi ai nostri occhi a rappresentare la speranza della nostra vittoria. Noi teniamo sonno, ma rimaniamo svegli, restiamo svegli, pure se dobbiamo tenere le pupille ben spalancate. Ve lo ricordate questo passo? Sono gli stessi tre che ritroveremo nell'orto degli ulivi, ve li ricordate? Gli stessi tre, stessi, uguali, uguali, uguali. Gli stessi tre a cui Gesù dirà: restate un poco con me, visto che io devo andare a soffrire, restate svegli, perché io ho bisogno di voi. E che succede in quell'occasione? S'addormenta. Vedete che la parola di Dio è una cosa seria. Non è che racconta delle cose tante per raccontarle. Ci dice che la speranza del futuro a cui tutti quanti dovremo aspirare, aspiriamo per fede, ci rende luminosi nella contemplazione, a condizione di desiderarla quanto la compassione. Nessuno ha diritto a sperare al cielo se non lotta per consolare la terra. Nessuno ha il diritto di guardare la luce celeste se non ha la consapevolezza di piangere le lacrime terrestri. Nessuno può chiamare Dio Padre se non ha il cuore compassionevole con chi soffre. Ecco la grande provocazione della nostra fede. Non una fuga, secondo giorno di domenica quaresimale, seconda tappa di questo percorso. Verso dove? Noi siamo orientati certamente verso il cielo. Il nostro cammino è la resurrezione, la luce di quel Dio che abbaglia e che sconvolge, la nostra vittoria definitiva, la risposta su tutti i mali. Ma nel frattempo non ti addormentare sul dolore del mondo. Nel frattempo scendi con me verso la croce e al di là di dover prendere la tua, sii forte anche di quella degli altri. Sii consapevole che nella misura in cui condividerai i dolori e le difficoltà dei tuoi fratelli, avrai incontrato Dio. E nel frattempo che attendi il giorno definitivo, vivi solarmente il giorno della consolazione di chi per mancanza di fiducia o di salute fisica o di condizione di speranza vive la disperazione del momento presente e la notte del cuore. Quando mi dicono che avere fede è fuggire il mondo, io mi chiedo: ma di quale fede si sta parlando?
E quando mi dicono che seguire il Maestro di Galilea significa non rispondere alle attese più importanti che derivano dalla storia umana, ma di quale Dio stiamo parlando? E quando mi dicono che bisogna in ogni caso fare la volontà di Dio, come se fare la volontà di Dio fosse venir meno alla mia volontà di intelligenza, alla mia capacità di interpretazione della storia, alla mia volontà di trasformare il mondo, allora due sono le cose: o stanno approfittando di Dio per asservire noi, o stanno parlando di qualcosa di diverso. Sicuramente stanno parlando di qualcosa di diverso da quello che mi ha insegnato il Maestro di Galilea, che mi ha fatto vedere il cielo, ma nel frattempo mi ha dato il coraggio di contemplare le croci senza fuggirlo. Pietro, io devo scendere a Gerusalemme e prendere la mia croce, e nel momento stesso in cui farò quell'esperienza vi vorrò testimone. Ecco, figli miei, la grande verità che deriva dal nostro percorso quaresimale, ma anche la grande consolazione. Non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura mai. Non perdete la vostra fiducia in Dio, mai, in nessuna occasione. Quando i giorni sono di festa è molto più semplice, ma non perdete mai l'occasione, perché colui che vi ha mostrato la luce della vittoria ha condiviso con noi il momento più triste della nostra esistenza. Lui è con noi, a fianco a noi, sul cammino della nostra storia, a raccontarci in ogni momento: io sarò con te, non ti abbandonerò. Io sarò con te, forza della tua forza, coraggio del tuo coraggio, speranza della tua speranza. E con noi, ognuno di noi con lui, avrà dentro il proprio cuore il convincimento che solo con lui la nostra vita ha significato. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salì dal cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Accomodatevi. Qualche avviso per questa settimana. Ogni settimana di Quaresima, sempre durante l'anno, ma durante la Quaresima abbiamo degli impegni più intensi, più pronti ad aiutarci in questo nostro percorso. E questa settimana ne abbiamo uno in particolare molto intenso. Lunedì, martedì e mercoledì sono i tre giorni di approfondimento biblico. Il libro di riferimento di Quaresima che noi abbiamo scelto, anche perché è il libro che ci aiuta ad arrivare a Pasqua, è il libro dell'Esodo, il libro della liberazione. Lunedì, martedì e mercoledì alle 19, poi se c'è un giorno con una variazione di orario verrà detto, lunedì, martedì e mercoledì alle 19 il professor Sardo ci illustrerà il libro e ce lo approfondirà con la scienza biblica, il libro dell'Esodo. Quindi sarà bene,
coloro che vogliono avere 3 giorni di approfondimento che sappiano che lunedì, martedì e mercoledì alle 19 faremo questo. Giovedì invece alle 19 tutti i volontari che si stanno impegnando per i senza fissa dimora e per la mensa hanno un incontro con me e con i responsabili per fare il punto della situazione. È stato un fatto bellissimo la vostra risposta. 100 di voi hanno risposto come volontari a servizio del lunedì e del venerdì e si stanno già impegnando. È una cosa molto ma molto bella, per cui io aspetto giovedì alle ore 19. L'ultima cosa la dico riguardo al ritiro di Assisi e di Cascia, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Oggi è il giorno della decisione, cioè nel senso che capiremo se abbiamo i numeri per poter fare il nostro percorso. L'ultima cosa, ed è una cosa molto bella, il sabato alle 17, lo dico anche agli amici che ci seguono per Teleluna, c'è un nuovo appuntamento che si chiama Voce ai senza voce. È un momento di approfondimento, sempre al centro la parola di Dio, ma non detta esplicitamente, per essere più laici, non perché non vogliamo essere credenti, ma per aprire sponde di dialogo quanto più possibile con quante più persone. Allora, per televisione, il sabato sera alle 17 c'è questo approfondimento che facciamo tutti sabato. E devo dire che d'altronde tante persone ci stanno seguendo e quindi questo è un fatto sicuramente positivo. Papa Francesco dice che bisogna andare oltre e uno dei modi per andare oltre è proprio quello di usare i nuovi strumenti della comunicazione per arrivare direttamente nelle case delle persone. Bene, continuiamo la nostra celebrazione. Canto di offertorio è il numero 28. Thank you.
Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annunzio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimone la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della resurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità cantando l'inno di lode. Santo, santo, santo è Signore Dio dell'universo, i cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri cari che sono in paradiso con te, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo come ci ha insegnato a fare Gesù. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Se qualcosa non va bene, cantiamolo tutti. Amico, io ti voglio bene, non te l'ho mai detto per paura, sai, perché il mio bene è grande. Perché, caro amico, io ti voglio bene.
Beati noi gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Canto 137. Numero 33.
separerà dall'amore mio in Cristo. Chi ci separerà dall'amore mio in Cristo? Chi ci separerà dall'amore mio in Cristo? Alla fine della messa, fuori alla chiesa, potete ancora, chi non l'avesse fatto e lo vuole fare, aderire alla sottoscrizione Caritas, una formula semplicissima, ognuno può dare quello che vuole una volta al mese, perché poi con il salvadanaio che facciamo mensilmente si dà supporto alle attività sia della mensa che dei senza fissa dimora. Particolarmente vorremmo fare in modo che quelli che vanno alla mensa della sanità potessero usufruire anche di un kit per l'igiene personale, per poter fare docce, per poter avere tutto l'occorrente che serve. Già in qualche maniera lo ricevono, ma se noi riuscissimo ad alleviare la comunità rispetto a questa difficoltà economica, potremmo fare una grande cosa. Quindi il nostro intervento è come volontari il lunedì con i senza fissa dimora, il lunedì e venerdì alla mensa, e adesso stiamo organizzando sia per l'aiuto alle famiglie, come facciamo sempre nel periodo di Pasqua e di Natale, sia ogni giorno con l'aiuto che possiamo dare per poter sopperire alla necessità di trovare quello che serve per l'igiene personale. Quindi chi volesse può trovare i ragazzi, i giovani fuori che fanno l'adozione Caritas. Preghiamo per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri. Ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 13.